voglia di almeno quelli che sono la manifattura su due tende. Naturalmente non amiamo noi fare premure ai nostri clienti, diamo sempre il consiglio giusto, cerchiamo di con calma e senza fretta di valutare, quindi non essere necessariamente, come si dice, premurosa. Questo, ecco, tanto per dirti, magari a tu che sei di Scordia, quindi magari stai vivendo questo disagio, che vorresti venire qua per toccare la tenda, che poi anche se la tocchi non è che, se non sono io che te la presento e ti dico guarda che questa per quello che devi fare tu sarebbe meglio rispetto a quella che stavi magari guardando, quindi diciamo il nostro consiglio è fondamentale più del tuo tocco, se così possiamo dirlo. Ecco, tanto proprio per darti così un'idea in tempi non sospetti, perché da 10 anni che siamo sul web. Ricordi, il 20 ottobre del 2018 ci contatta non a caso una delle tante clienti, la nostra cliente Veronica di Roma. Veronica, ovviamente, guarda un attimo, prendi il telefonino perché così ti voglio far ascoltare, diciamo, quello che è successo il 20 ottobre del 2018, in tempi ovviamente non sospetti. Cosa succede ovviamente? La nostra cliente ci contatta proprio dopo aver, diciamo, valutato le nostre proposte, rimane con, diciamo, viene attirata da quelli che sono i nostri tentaggi e decide a quel punto di contattarci. Già il servizio WhatsApp è attivo da 5 anni sul nostro sito, quindi stiamo parlando 2018, circa 2 anni fa, e allora il 20 ottobre ci contatti e ci arriva esattamente questo messaggio. Un attimo che te lo leggo così, tanto per darti un'idea. Buongiorno, vorrei un preventivo personalizzato sulle tende confezionate con bastoni. Purtroppo non ho idea, potete aiutarmi? Ecco, questo, tanto per darti così un'idea, è quello che succede nel nostro showroom, quindi non hanno idea, ho visto questa cosa qua, o così com'è che succede, e alla fine, diciamo, la cliente ha potuto valutare, quindi dopo una consulenza con i nostri esperti attraverso WhatsApp, alla fine ha scelto quelli che erano non solo i binari, quindi da poter installare, che aveva le nicchie, ricordo, all'interno del proprio ambiente, quindi è stata seguita da noi anche per il montaggio. Ricordo che il marito era diffidente, proprio stiamo parlando 2018, sembra 100 anni fa, ma in ogni caso, tanto per darti così un'idea, ma lei, sai, molto capabile, dice no, dice, ma io, dice, mi fido, dice, sto vedendo, dice, che effettivamente, dice, ho fatto diversi preventivi in quel luogo, dice, non mi hanno convinto, dice, ma questo, dice, effettivamente attraverso WhatsApp mi sta dando un'idea più chiara di quello che mi piacerebbe avere nel proprio ambiente. Alla fine Veronica cosa ha fatto? Ha scelto quelli che erano i binari sia per il soggiorno, ricordo, per la camera da letto e la cucina, ha fatto tutti e 3 ambienti, comprese le tende con manifatture e tutto, ha ricevuto tutto, quindi una volta ricevuto tutto, addirittura poi successivamente ha fatto fare anche quelli che erano i copribraccioli, quindi le abbiamo fatto anche lavori di tappezzeria, sempre seguito tutto attraverso WhatsApp, quindi per intenderci, quindi tanto per dirti come, diciamo, un servizio da chi come noi, professionisti da un ventennio, cerchiamo di trasportare quello che è la nostra, diciamo, praticità e poterla, diciamo, dare a chi si rivolge a noi. Cosa ci viene a dire una volta che ha ricevuto tutto, ha appeso tutto, quindi ha potuto valutare il lavoro e i prodotti che ha ricevuto, non potendoli toccare proprio perché vivendo a Roma come li doveva toccare. Ecco, guarda cosa il messaggio, una, diciamo, delle poche recensioni audio che non l'abbiamo mai pubblicata, ma che oggi mi sto sentendo proprio per aiutare chi è di Scordia, per chi magari sta avendo questo dubbio, per chi sta avendo questo disagio. Non ti preoccupare, incorona la tua casa, scegli la tenda più bella che vuoi. Guarda Veronica cosa c'è, il messaggio che ci ha inviato insieme al suo marito. Ecco qua un attimo, perfetto, ecco qua, guarda, ascolta un attimo. Ciao Salvo! Ciao Salvo, tutto a posto, hai fatto un ottimo lavoro, sei stato gentilissimo, abbiamo visto la lettera, sei stato carinissimo, magari fossero tutti come te. Guarda, noi ti ringraziamo tantissimo per il lavoro che hai fatto. Oltretutto Salvo, un lavoro certosino, bellissimo. Ah, e soprattutto ti ringraziamo anche per i 3 copricuscini che ci hai regalato. Ora ti mando le foto. Grazie tante, un abbraccio, ciao. Buona serata. Ecco qua, vedi? Questo perché, naturalmente, per aiutarti e per dirti che non è un dramma, non è la fine del mondo. Purtroppo c'è questa influenza diversa rispetto alle altre, ma trattiamola come tale. Ci sta costringendo a stare a casa, ma immagina se fosse successo 20 anni fa senza internet, eravamo veramente bloccati. Ma oggi, attraverso quello che è invece proprio la messaggistica WhatsApp, e quindi come poter soddisfare i nostri clienti. Noi siamo orgogliosi di poter ricevere, diciamo, queste, diciamo, recensioni audio, che è la prima volta, diciamo, che li stiamo pubblicando, per darti così un'idea, soprattutto a chi è qua nostro, qui vicino, ovviamente, perché ha difficoltà, e lo capiamo, lo comprendiamo, va bene tutto, sai, se mia madre si racconta preoccupare, devi comunque avere un po' di pazienza. Capisco che magari non te lo saresti immaginato, ma tanto a casa, come ho sempre detto in ogni puntata, ma cosa fai col pigiama, anziché cominci a pensare a altre cose? Quindi concentrati, arreda la tua casa, renderla più bella, incolonala. A questo punto, se il coronavirus ti trattiene in casa, incolona la tua casa con la tenda più bella che vuoi. Quindi da parte nostra è solo un augurio per dirti che qui a Scordia siamo aperti online, non ti preoccupare. Qualora poi ci saranno nuove direttive, ti faremo sapere come noi continueremo a procedere, però ti posso dire che il servizio online che offriamo è uguale a quello che tu hai conosciuto qui sul luogo, quindi né più e né meno, quindi stai serena, anzi in particolar modo quello che puoi fare, tu che sei qua sul luogo, dal momento in cui, diciamo, completi quello che è l'ordine che sei seguita, anziché per quanto riguarda la spedizione che diventa costo zero, metti il ritiro in negozio, ci diamo un appuntamento, Salvo passo alle 6, fammi trovare tutto pronto, te la do. Non è successo niente, riserviamo la nostra salute, tu raggiungi e dai il tuo prodotto di qualità come noi abbiamo sempre servito i nostri clienti, e questo per noi, diciamo, è solamente un augurio, così come ha fatto la signora Fiena di Brolo, tanto per darti così un esempio, che ha fatto la recensione l'altro giorno, quindi chi ha ricevuto non l'ha toccato sto tessuto, quindi ha visto, gli è piaciuto, quindi una volta che l'ha ricevuto ha potuto constatare, quindi è lì che poi, come tu sei venuta la prima volta qua, se il prodotto che ti avessi comunque dato, anche se l'hai toccato, non era buono, non saresti più venuto e noi non saremmo comunque ancora aperti. Quindi se siamo qua un motivo ci sarà, sembra un titolo di una canzone, ma è così. Con la scusa voglio concludere questa, diciamo,